Da assessore alla cultura a intervistatrice, in queste vesti straordinarie intervisto Marco Mazzei di Etra Cultura, che è il proprietario di questa bellissima barca spartana che è alle mie spalle, che è qui in esposizione per tutta la giornata di oggi perché si è ammirata dalla città di Taranto. Marco adesso ci spiegherà il perché di questo. Allora, io innanzitutto vi auguro buonasera, ringrazio l'assessore Gina Lupo, assessore alla cultura, perché questa imbarcazione è arrivata in centro e si è realizzato questo sogno grazie e solo e soltanto a lei. Noi abbiamo portato la barca, è un regalo che noi come associazione Etra Cultura facciamo alla popolazione di Taranto, perché Taranto è una città fondata nel 706 dagli Spartani. Buona percentuale della città non lo sa, oppure fa finta di non saperlo, mentre storicamente Taranto è stata... Marco, posso fare uno scoop? Tu domani gareggi alla Spartan Race? Certo. A che ora? Alle 9.45 per la gara di 14 km. E quindi rifacciamo un bocca al lupo tutti quanti perché rappresenterà la nostra città. E poi diamo anche un'altra notizia, che questa barca va per mare. Certo, questa barca è una barca vera, non è un monumento che è fatto per stare a terra, ma è una barca fatta per stare a mare ed è una barca creata per portare le coppie a fare passeggiate romantiche in barca a remi. Un po' come a Venezia. Un po' come a Venezia, perché non è scritto da nessuna parte che solo Venezia debba avere le gondole. Allora vi presento la prima gondola di Taranto. E quindi per tutti gli innamorati della città, rivolgetevi a Etra Cultura per fare una bellissima passeggiata sotto il ponte girevole a bordo di questa autentica vera barca spartana. Grazie Marco. Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti.